Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Ostuni, crolla il solaio in un'aula, due bambini feriti. Anas, Ciucci rimette l'incarico. Armenia, la Turchia contro il Papa. Due bambini di 7 anni sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di intonaco in un'aula di seconda elementare a Ostuni. I due bambini feriti non sono gravi, mentre la maestra ha riportato qualche graffio. L'edificio in cui è avvenuto il crollo di recente è stato interessato da interventi di ristrutturazione. Pietro Ciucci rimetterà l'incarico di consigliere di presidente ANAS con l'approvazione del bilancio 2014. A comunicarlo è stato lo stesso Ciucci al ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio nel corso di un incontro. La decisione, si legge in una nota, è stata presa in segno di rispetto per il nuovo ministro al fine di favorire le più opportune decisioni in materia di governance di ANAS. La storia è stata strumentalizzata per obiettivi politici. Così, in una nota, l'ambasciata di Turchia presso la Santa Sede risponde alle parole di Papa Francesco, che ha definito il massacro degli armeni del 1915 il primo genocidio del XX secolo. Dopo il richiamo dell'ambasciatore in Vaticano, la Turchia pensa ad ulteriori misure per segnalare la propria irritazione. Scrittore, drammaturgo, poeta, saggista e anche scultore. È morto oggi a 87 anni Günter Grass, premio Nobel per la letteratura nel 1999, a 40 anni esatti dall'uscita del suo romanzo più conosciuto, Il tamburo di latta. La motivazione del Nobel si riferiva proprio al suo capolavoro, che lo ha visto alle prese con l'enorme compito di rivedere la storia contemporanea ricordando i dimenticati. Papa Francesco da record, superata la soglia di 20 milioni di follower per i suoi tweet, lanciati dall'account Pontifex in 9 lingue tra cui latino e arabo. I più seguiti sono quelli in spagnolo con oltre 8 milioni di follower, seguiti dalle versioni in inglese e italiano. L'account fu inaugurato da Benedetto XVI nel dicembre del 2012. Continua la corsa di Fast and Furious 7, l'action automobilistico domina il box office italiano anche nel secondo weekend di programmazione, con un guadagno complessivo sopra i 14 milioni di euro. Non solo, il film di James Wan è un successo planetario, con i suoi 800 milioni di dollari incassati al mondo. Buono l'esordio di Se Dio vuole, commedia agrodolce di Edoardo Falcone, secondo migliore incasso del weekend.